Per fortuna niente di grave, solo un grande spavento per me e mia mamma. Spero che episodi come questi non accadano più in un paese dove c'è gente tranquilla che cammina per strada per i fatti suoi senza dare fastidio a nessuno. Così Nicole Napolitano, sulla sua pagina Facebook a nome anche della sua famiglia, ringrazia tutti quelli che le sono stati vicini. La diciottenne di Quadrelle si augura anche che dopo l'episodio di ieri siano presi i provvedimenti per evitare altri casi simili. Su Facebook l'abbraccio totale per Nicole e sua madre. Dopo il dramma vissuto, qualcuno ha anche gridato al miracolo per lo scampato pericolo. Intanto stamane ci siamo recati in via Campo a Mugnano del Cardinale, dove Nicole e la madre sono state attinte da un proiettile esploso da un fucile ad aria compressa mentre transitavano in auto. In tanti nella zona conoscono l'uomo che ha premuto il grilletto. Non nuovo, dicono certi raptus, ma c'è anche chi ha pietà per l'autore dello sparo. Maghile è stato un bravo medico, però da giovane già lui sa un po' lo studio, tanto studio, è diventato un po', però... Fatto altri episodi di questo? Sì, sì. No, a volte fa... perde la testa. Non è la prima volta che si... No, non è la prima volta. Altre volte che ha fatto? E altre volte ha preso a pugni qualcuno. Se la prendevo a qualcuno, come minacciava, oppure io minacciava i suoi colleghi. Una persona abbastanza tranquilla, pure nelle sue alterazioni, non dava fastidio a nessuno. Ci siamo sempre fatte le sue, praticamente. Frequenta il paese? Sì, sì, però non dava fastidio, una persona che stava a fatte le sue. Però ieri ha esagerato. Evidentemente ieri qualcosa sarà scattato. Il tempo che l'ho conosciuta è sempre stata una brava persona. E poi dopo ha perso la testa. Sì, sì, purtroppo nell'ultimo periodo era sempre stato un po', come dire... Agitato, sì, instabile. Però non aveva mai dato segni di preoccupazione, ecco. Che ne pensi dell'episodio di ieri? Non perché... ci stavo io. Non è che ha sparato alle persone, non ha fatto niente di particolare. Stavo pulendo il fucile e è partito un piombino. Questo è successo. Quindi un incidente? Un incidente, più un incidente che non ha sparato. Che può, un fucile a pallino non puoi sparare alle persone. Ma come persona com'è questo dottore? È buonissimo, è di cuore. Solamente sta passando dei problemi, forse con la testa, non lo so. Andrebbe curato, diciamo. Sì. Per evitare altri episodi simili. Sì, sicuramente, sicuramente. Ma lei lo conosce, il soggetto? Sì, Che da fare, Cristiano? Quando le vene, le vene. Però poteva andare peggio. Lo so, purtroppo. La vita è così da io. Va bene, grazie.